Buongiorno, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, bentrovati in diretta da Palazzo Lombardia e ragazzi, Guelon de Danè e l'assessore al bilancio di Regione Lombardia Massimo Garavaglia. Ciao senatore! Ciao, ciao Giorgia, buongiorno a tutti, Assessore, grazie. senatore, allora hai festeggiato? Diciamo scombussolato l'intero panorama politico perché, cioè, onestamente, ve l'aspettavate un po'? Allora, sì, sereno, di tranquillità, della serie, ok, sappiamo che c'è un problema, ma ci siamo, tentiamo di risolverlo seriamente, senza litigare, la gente risponde positivamente, è evidente. Positivamente, per te positivamente, per Renzi un po' meno, no? Magari anche Renzi pensava di mandare un Evidentemente, messaggio del genere. no, mi No, sembra un po' no, un ansiogeno, po' ansioso. direi. Che poi voglio dire, poi arriviamo alle telefonate, raccontiamo insomma tutto quello che sta facendo Regione Lombardia, tutte le belle iniziative che hai fatto, Garavaglia, devo dire. Ma in alcune parti forse il risultato era anche abbastanza inaspettato, o per certi versi, allora, magari da alcune parti troppo aspettato. Tipo Sesto, che so, io lo vedevo dalle trasmissioni, no? La gente chiamava e diceva: no, io la moschea non la voglio. Ne parlavo anche con l'ex sindaco, la Chitò. E quindi lì probabilmente è stato anche un voto, diciamo, ben identificato, cioè di quelli che la moschea, per esempio, non la volevano. Però magari in Certo. altre parti non era così semplice, tra virgolette. Sì, Ho da detto, ma non potevano sicurezza. aspettare le elezioni, dico, però. No, allora, questo è un altro tema ancora. Cioè, Secondo hanno me sbagliato oggi strategia è proprio, sbagliato no? strategia, ma è sbagliato nel... I risultati poi sono Quindi questi. quando si va a Quello... votare per le nazionali? Oh Fine primavera. mamma, Vabbè, Garavaglia! se mi ha chiesto una previsione, ti dico quello come Quindi in la primavera penso. saremo qua a parlarne. Ecco. Però Eclatante. eclatante vuol dire che la regolata è immediata, Deve no? andare, Tant'è sì, perché che... così non si può neanche, non si lascia spazio neanche ad altre No, non ci interpretazioni, so. devo dire. Dopodiché Cioè, è talmente politica è... palese il risultato che, insomma. Però qui, e poi dopo, semmai entriamo un po' nel Sì. merito delle scelte che facciamo noi Dai. come... Pronto, chi parla? Pronto? Ciao, Ciao, buongiorno. bellissima. Saluto. Io sono contenta che È abbia vinto il l'assessore. Sì. centrodestra. Sono Antonella, scusami. Prego. Buongiorno. Ecco, però la Lombardia è una regione, però perché anche tante persone come me, come tante altre persone che hanno sempre pagato le tasse da 20-30 anni. Cioè, i ticket famosi che c'erano, che non esistevano neanche a sud, noi li avevamo già ai tempi e li pagavamo e abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Oggi ho sentito una cosa, è vero che Toti ha tolto il bollo auto per la prima auto? Perché visto che Toti è stato portato giustamente perché ha vinto con Genova e tutto quanto, ho sentito che lui l'ha tolto il bollo. Io so che io ho avuto, devo dire che con la storia del bollo il 10% sia mio marito che mio figlio che vive da solo siamo riusciti ad avere il 10% in meno a differenza di altre persone che dicono che non Certo, sono però tu dici riuscite. togliere Liguria l'hanno fatto. Grazie, veramente Liguria Ciao. ha messo anche i 10 anni di residenza per le case popolari. Noi ne abbiamo messi 5 nella nuova legge regionale, no? Sì. E come mai? Un po' mano più morbida qua. E Liguria invece dice: tac, la scure è stata più netta. Auto guarda, ognuno cerca nel proprio settore di trovare le soluzioni migliori. ibride. Vedi? Guarda, sto leggendo adesso il cellulare perché mi serve per internet. Ecco, 5 anni di esenzione per le auto ibride. Bravo. Esatto. Però, 13 maggio. Corsa ha chiamato un telespettatore lamentandosi che non riusciva. Funziona è sta cosa. normale che ci sia qualche problema. Li risolviamo uno a uno questi 30 problemi. Peer to peer. Pronto, chi parla? Del bollo dell'auto. Matteo, va. In effetti questa cosa funziona alla perfezione, perché ti arriva la comunicazione, poco dopo ti dicono che la banca ha accettato e quindi ha avuto l'informazione, e dopo ti arriva la comunicazione di avvenuto addebito del bollo e quindi la trasmissione, che è una trasmissione di ricevuta. Quindi evidentemente quel signore o abitava in una regione diversa Ha oppure sbagliato numero, lo dice. prendeva numeri sbagliati, insomma. Esatto. Devo dire grazie Garavaglia perché sei eccezionale. Ciao, grazie. Tuo parente, assessore? No, 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 per l'amor di Dio. scherzo. No, 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 per dico, non l'amor si... di Dio. no, Garavaglia è, guarda, è troppo fresca, 19 giugno. Sì. La novità più grossa è l'impostazione. Dire perché non c'era collegamento. Quindi tutto si tiene, la spesa di investimento non è solo l'ultimo intoppo che c'era, era questo, e i cittadini hanno pensato di risolverlo alla radice. Andando a votare, Esatto. Però, chiarissimo. ma quello è un esempio su mille, quindi le infrastrutture.
macchinari e muri, per capirci. Però la parte infrastrutturale, diciamo, è già coperta al 90%. Questi 100 milioni in più, il grosso, vanno, penso, proprio per macchinari e attrezzature. Che però anche qui la medicina, è inevitabile che la Regione Lombardia allargherà ancora il passo rispetto a chi sta indietro, però noi abbiamo il diritto e il dovere di farlo per i nostri cittadini. E allora dopo mi... Buongiorno, sono Franca. Franca, abbassa l'audio. Grazie. Grazie a te, prego. Sono Franca. Ascolta, io volevo chiedere una cosa al signore Garavaglia, l'assessore al bilancio. Una cosa proprio, non lo so, noi non vogliamo più moschee in Italia. Perché noi siamo stanchi e stufi, ce l'abbiamo sotto il letto gli extracomunitari. Fate una lotta perché, guarda, è una cosa proprio, no, siamo scoppiati, non ce la facciamo più. Glielo chiedo, perché in qual modo vuole questo glielo chiedo. Beh, ma lui perché è noi non della ce la tua, facciamo più. Dove abito io? Siamo 9 condomini, no? 5 italiani, 4, non pagano affitto, non fanno pulizie, non fanno niente, stanno bene. C'è il comune che ci pensa, ma noi italiani chi siamo? Grazie signora, allora ripartiamo da qua. Grazie Franca, andiamo un attimo in pubblicità. Garavaglia, l'assessore al bilancio, è quello che dicevo, ha un po' la gestione dei nostri soldi, caro Garavaglia. Questo è insomma una bella responsabilità, fai delle scelte non indifferenti. E adesso continuiamo a parlare di queste scelte, ma prima merita anche attenzione, sentiamo le altre telefonate, la voce della signora Franca, perché quando io ti dicevo che c'è certe cose, per esempio, dicevo su Sesto, la moschea, no? Sì. Ecco, probabilmente anche in questa tornata elettorale la gente ha deciso, soprattutto questo, almeno io lo sento tantissimo dalle telefonate che ricevo ogni giorno, no? Cioè, no, la gente no, non ne può più. Diciamo. E anche poi andare a vedere poi un po' meglio dietro da dove arrivano i finanziamenti, perché sappiamo che può essere un problema. Questo si lega da un lato, innanzitutto diamo un dato perché non è poco conosciuto, era passato il messaggio che in città metropolitana il modello di accoglienza diffusa era la roba migliore del mondo, esempio a livello nazionale. Vabbè, su 134 comuni, 58 hanno detto di no. Quindi, cioè, beh, a parte che poi la cura la diamo, però... La cura, dire, ma no, ma poi hai tutti i servizi. Essere aiutato. La mensa, servizi sociali, lo scuolabus, le case popolari, eccetera. E quindi poi diventa un problema e si innesca la cosa che proprio va sminata in radice, che è la guerra dei poveri. Noi quello che non ci possiamo... E allora dopo torniamo, dopo un'altra telefonata, sugli investimenti, a che cosa produrrà? Parlavamo di posti di lavoro, vediamo anche qualche dato a proposito. Milano. Prego Giulia. Allora, no, io volevo dire una cosa al governo, a Garavaglia. Buongiorno. Se a corrente, e questa cosa a me capita spesso, quando vado negli ambulatori, che quando noi lombardi dobbiamo prenotare visite importanti, a me per esempio ho un problema al cuore con cardiogramma, piuttosto che visite degli occhi, ci sono liste di attesa di un anno. Non so se quel signore lì è andato mai in un ambulatorio. Cioè, un anno per avere una visita agli occhi. Io ho dovuto disperare. Lei ha provato anche... Dove, signora? Dove, signora? Ma qualsiasi, guarda. No, qualsiasi. Deve parlare per generico. Lei sta parlando con l'assessore al bilancio di Regione Lombardia. Siccome sta... Abbassi l'audio, signora. All'ussologico, sindromo d'ostola, in varie cliniche. Poi, se quindi privato convenzionato? Parliamo... Sì, privato convenzionato. Ok, va bene, signora, ci fidiamo. Sì, chiaro, no, grazie a lei. No, okay. No, è per capire. No, sennò è per capire anche perché poi dopo se può tornare utile, perché se un controllino, se lo voglio, lo volete fare. Ma siccome fare, ci sono norme cioè, nelle, se mi dicevi un po' nelle di mesi, strutture pubbliche non esiste proprio. Poi c'è il numero verde, bene o male, se ti fai il giro di diversi... Mi alza la palla per far vedere una slide, sì. Se poi la recuperate. Nazionale, tu dici però noi a livello locale ci mettiamo più soldi, nonostante arrivino i tagli e quei più soldi... Sì, però quel grafico è bellissimo perché ci va proprio a vedere come scendiamo... Quindi, sì. Ma sei fazioso. Non sono fazioso, sono oggettivo, perché oggettivo. Se tu scendi di un punto di PIL...
di spesa sanitaria, un punto di PIL, sono 17 miliardi. Meno di spendi in review, tutti sì, contenti che certo, abbiamo tagliato infatti, la spesa. Ok, ma 8 di quelli è sanità. Ah, ecco. Quindi, va bene, abbiamo tagliato la spesa, ma abbiamo tagliato 8 miliardi di spesa sanitaria. Ora, io capisco e sono perfettamente consapevole che ovunque bardi che vanno a farsi curare altrove. Vedo purtroppo treni... Che vengono su, insomma... esatto, e ci dispiace per questa gente che deve poi anche spendere del suo... Mi metto nei panni suo... di chi viene su, perché poveri, te l'avete promesso, sì. Perché ti avevo chiesto, no, insomma, tu hai detto, hai messo su... Sbaglio? No, non sbaglio. Ah, ecco. No, però me la devi sbaglio. Raccontare bene, perché io non ho capito, perché è un referendum consultivo, allora cosa succede dal giorno dopo? Vabbè, anche la Brexit, dobbiamo lasciare i soldi nelle tasche di famiglie e imprese, che sono più bravi loro a far girare l'economia. Il pubblico deve solo organizzare, quindi pubblico il meno possibile, il lavoro di quello che facciamo noi in Regione Lombardia. Mm. Abbiamo creato più di 100.000 posti di lavoro per ragazzi giovani. E quindi fa investimenti, chiediamo noi semplicemente i cittadini lombardi. Allora, un po' di posti di lavoro, oppure facciamo noi e poi alla fine del mese facciamo il bonifico della rimanenza a Roma. Non è difficile da capire. Chiarissimo. Pronto? Pronto? Tenevano sempre per quel famoso dentista che ancora non sono riusciti, che ho la dentiera rotta. Ma io ti avevo fatto chiamare dalla regione? No, vorrei sapere appunto qualche cosa, ma io vorrei più. Cioè, spiega perché non mi ricordo, perdonami Mirella. Perché mi hanno rovinata e adesso ce l'ho dentro rotta, cosa faccio? Ah beh, vabbè, allora, tu hai un problema, allora diciamo che non è proprio la trasmissione più indicata. Là, grazie, ti aspetto. Allora facciamo così, andiamo un attimino... Perché sai che Milano è diventato un canale di servizio, sì, abbiamo sì, il medico, sì. Abbiamo fatto l'accordo con il direttore giusto. Generale del Buzzi, fate bene fratelli Sacco, Alessandro Visconti, grazie, quindi abbiamo l'assessore Garavaglia. Sì, buongiorno, un'informazione, ospedale di Magenta, 2 anni fa io vado, come ogni anno, vado a fare una visita neurologica. C'è una sostituta perché la titolare, tra virgolette titolare, è deceduta, è morta. Da quel momento io, se voglio andare a fare una visita neurologica, devo andare a Cuggiolo. È possibile che in ospedali, quindi appunto in Lombardia, si debba o prendere la macchina, o addirittura chi non ha la macchina prendere il pullman, essere in Balù, non dico una mezza giornata quasi. Prendere la macchina mi sembra normale. Mezza giornata da Magenta a Cuggiolo, parliamo. Chi non ha la macchina, vai in autobus, in mezzi pubblici. Prendere il pullman e andare lì così a Cuggiolo, quando internamente all'ospedale di Magenta ci sono dei medici neurologici, diciamo. Certo, apposta, ma questo perché non... Che però sono per l'interno e basta. Per gli interni. Vorrei capire questa discriminazione. Va bene, grazie, sì. Ricordami il nome. No, ma prendiamo il nome perché anche il numero poi. Fabrizio, grazie, perfetto, Fabrizio. No, prendiamo il numero così cerchiamo di capire meglio sì, perché oggettivamente... No, perché che l'ospedale venga a casa tua quello non può... Di rispondere. Certo, anche perché poi lui non è neanche l'assessore alla sanità. Lui si occupa di tu, però vabbè. Torniamo tra un minuto. Eccoci qua, ben ritrovati con l'assessore al bilancio di Regione Lombardia, Massimo Garavaglia. Stai lì Garavaglia, volevo farti vedere la slide di Lombardia speciale. Reddito di... Il SIA, inclusione. Ecco, mi viene un po' di mal di fegato, perché pensare di dare il messaggio che tu dai dei soldi a un ragazzo non ti rende libero avere una mancia. Quando si dice ma a livello nazionale c'è un vero piano industriale per far rilanciare il paese... La risposta è così, lo sapete già. Prima della telefonata, scusatemi, la slide, c'è. Magari se riuscirai a fare qualcosa di più, no Garavaglia? Esatto, 22 quindi siate ci serve un po' di benzina per fare andare più veloce la macchina. Ecco, senti, manca un minuto Garavaglia, lancia un messaggio, dai, intanto che viene a Buongiorno Lombardia il 7. Ma no, ma il messaggio è di serenità, una mano. Ciao Garavaglia, grazie, ti aspetto il 7 a Buongiorno Lombardia, grazie a tutti, ci vediamo qui da Palazzo Lombardia tutti i lunedì alle ore 13, ciao!